Grazie Presidente. Consentitemi innanzitutto di ritenere confutabili, sulla base dei dati che andrò a rappresentarvi, alcune considerazioni espresse nell'interrogazione. Con riferimento all'affermazione secondo cui la tragedia di Cutro sarebbe stata l'occasione per complicare ancora più l'operazione di soccorso in mare, ritengo si tratti infatti di un'offesa alla professionalità e alla dedizione delle nostre istituzioni deputate al soccorso, che dall'inizio dell'anno ad oggi hanno portato in salvo 21.988 persone. Lo stato di emergenza deliberato dal Governo non è una qualificazione ideologica del fenomeno che stiamo registrando in questo periodo, ma una scelta finalizzata a disporre di strumenti e procedure più sollecite ed adeguate alle caratteristiche dello straordinario afflusso di persone sbarcate sulle nostre coste nel ristretto tempo costituito dai primi mesi dell'anno in corso, che vale circa il 300% in più rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. È un'opzione peraltro alla quale si è fatto ricorso in altre analoghe situazioni anche del recente passato, da ultimo in occasione dell'emergenza determinata dal consistente e concentrato arrivo di profughi provenienti dall'Ucraina per effetto dei noti eventi bellici. Tengo a precisare che, contrariamente a quanto asserito nell'interrogazione, nessuna cancellazione dell'accoglienza diffusa è rinvenibile in qualsivoglia provvedimento del Governo, né legislativo né amministrativo. L'esecutivo, inoltre, in questi primi sei mesi di attività ha favorito i canali di ingresso legale per lavoro e corridoi umanitari in percentuali decisamente maggiori rispetto al passato. Quanto alle iniziative tese ad incrementare i rimpatri dei non aventi diritto all'ingresso sul territorio nazionale, è appena il caso di sottolineare come si tratti di misure in linea con specifici obiettivi e raccomandazioni dell'Unione Europea. Venendo poi al tema della protezione speciale, quanto alle affermazioni di chi ne segnala la specificità rispetto ad altri ordinamenti europei, va sottolineato che le stesse si fondano sui numeri della sua concreta applicazione. I dati della Commissione Nazionale d'Asilo riferita al 2022 evidenziano che su 58.446 decisioni adottate sono state, al netto della 33.407 decisioni di rigetto, ben 10.506 quelle di protezione speciale, mentre sono state 7.494 quelle riferibili allo status di rifugiato e 7.039 quelle relative alla protezione sussidiaria. Risulta inoltre che solo una limitatissima percentuale, intorno al 5% dei permessi rilasciati, è stata convertita in permessi di lavoro, il che testimonia anche la inidoneità dell'Istituto a favorire reali percorsi di integrazione del migrante nella nostra società, divenendo in buona sostanza un fattore distorsivo delle regole di ingresso e soggiorno previste nel nostro ordinamento. Da ciò emerge che da quando è stato istituito è stato concesso in numero significativamente superiore a quella per protezione internazionale e sussidiaria, mentre avrebbe dovuto costituire una restante ipotesi di tipo eccezionale. In conclusione, rassicuro l'interrogante che il Governo perseguirà in ogni direzione gli obiettivi di accoglienza e di integrazione di un'immigrazione regolare. Per converso, ogni sforzo sarà prodotto per contrastare lo sfruttamento di esseri umani, sia quello dei trafficanti, sia quello posto in essere da affaristi del caporalato e della finta ospitalità, talvolta mascherati da sostenitori e testimonial dell'accoglienza. Grazie. Signor Presidente, onorevoli deputati, condivido con gli interroganti l'impostazione in base alla quale, in materia di sicurezza delle città, sia necessario coniugare gli aspetti di prevenzione e contrasto della criminalità con politiche di rigenerazione urbana. Si tratta infatti di mettere a punto un insieme complesso e pluristrutturato di interventi idoni a spezzare il circolo perverso tra degrado e illegalità. In questo contesto ho dato innanzitutto impulso all'azione ad alto impatto con le quali le forze di polizia hanno incrementato il controllo nei luoghi pubblici critici e ad alta concentrazione di persone, come le stazioni, le aree urbane interessate dalla movida e le piazze di spaccio. Ho anche dato indicazioni per una sollecita e più sistematica attuazione dei piani di sgombero degli immobili occupati abusivamente, non di rado con la regia di reti criminali, nonché per elevare la cornice di sicurezza dei presidi ospedalieri. Ho avviato queste iniziative d'intesa con i sindaci delle tre città metropolitane più grandi attraverso un apposito forum che si riunisce con frequenza, e i positivi risultati ottenuti su questo versante mi hanno indotto ad estendere l'innovativo modello alle altre città metropolitane. Peraltro, che l'attenzione riservata alle città metropolitane sia massima lo testimoniano anche le ingenti risorse che annualmente, con un ulteriore incremento per il 2023, vengono destinate a valere sul Fondo per la sicurezza urbana. È del tutto evidente che la vivibilità dei centri urbani, la loro fruibilità economico-commerciale, i modelli di gestione della socialità, del tempo libero, della cultura, delle aree verdi richiedono interventi mirati, opportunamente programmati ed attuati con il concorso di tutti gli attori coinvolti in un'azione sinergica che sappia fare buon uso di tutte le risorse disponibili, a partire dalle rilevanti opportunità offerte appunto dal PNRR. Per il raggiungimento dei cui obiettivi il Ministero dell'Interno non mancherà di fornire la massima collaborazione e il pieno supporto agli enti locali affinché tutte le risorse siano utilizzate appieno.
In merito alla quantificazione delle risorse del piano, preciso che è prevista l'assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo di circa 2 miliardi e mezzo di euro per il periodo 2022-26, al fine di favorire una migliore inclusione sociale, promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti e al consumo energetico. Per l'attuazione delle progettualità, 13 città metropolitane hanno fatto ricorso alla centrale unica di committenza di Invitalia al fine di attivare procedure di gara aperta per l'aggiudicazione di accordi quadro multilaterali per un importo complessivo massimo di oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro. Pertanto la milestone italiana relativamente a tali progetti si ritiene già conseguita. Con il supporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e grazie ad iniziative promosse in collaborazione con l'ANCI, la realizzazione delle opere è oggetto di costante monitoraggio con iniziative volte a garantire il rispetto dei requisiti e delle condizionalità previste dalla normativa di riferimento. Sono convinto, in conclusione, che la combinazione di queste azioni ci consentirà di attuare una strategia unitaria ed integrata che, in coerenza con gli indirizzi e le politiche promosse dagli organismi europei ed internazionali, sarà capace di affrontare le patologie degenerative dei grandi contesti urbani non in termini sbrigativamente securitari, ma coniugando sviluppo, innovazione e qualità ambientale, riaffermando il ruolo del governo pubblico nei processi di rigenerazione urbana. Grazie Presidente. Il recente decreto flussi rappresenta solo un elemento della più ampia politica di gestione delle migrazioni posta in essere dall'esecutivo in una prospettiva di governo delle dinamiche migratorie funzionali alle esigenze del mercato del lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 29 dicembre è stata fissata la quota massima di ingressi di lavoratori stranieri non comunitari in 82.705 persone. Vale la pena di sottolineare che i precedenti decreti flussi avevano ammesso nel 2021 69.700 persone e nel 2020 30.850. Sono questi i dati incontrovertibili che testimoniano l'impegno del governo per favorire l'immigrazione regolare in modo da renderla proficua sia per i migranti sia per il sistema produttivo nazionale. All'esito dell'istruttoria delle circa 277.000 istanze pervenute con l'ultimo decreto flussi, l'analisi delle aree geografiche e dei settori produttivi di provenienza delle domande contribuirà a fornire elementi di valutazione circa il reale fabbisogno del mercato del lavoro. In questo senso ribadisco che non abbiamo preclusioni a considerare ampliamenti delle attuali quote di ingresso, fermo restando che le valutazioni concrete andranno svolte in sede interministeriale anche attraverso il confronto con le parti sociali. Soggiungo inoltre che per rendere più efficiente la programmazione dei flussi d'ingresso per motivi di lavoro, il decreto legge numero 20 del 2023 ha introdotto una programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025 con l'obiettivo di attuare una strategia di più ampio respiro al fine, da un lato, di meglio intercettare le esigenze del mercato del lavoro e dall'altro di consentire la promozione di iniziative di più lungo periodo con i paesi di provenienza. In tale ottica sono stati inoltre previsti ingressi fuori quota per lavoro subordinato per gli stranieri residenti all'estero che completano attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine. Il decreto legge in argomento rappresenta un primo punto di svolta per migliorare l'ingresso regolare degli stranieri in Italia per finalità di lavoro. Intendiamo proseguire su questa strada nella convinzione che venire nel nostro paese nel pieno rispetto delle regole sia il modo più efficace per combattere l'immigrazione clandestina e favorire al contempo l'integrazione dei migranti regolari. Questo è l'obiettivo del governo. Rammento anche che il decreto flussi si salda con aspetti di rilievo della politica internazionale dell'Italia in materia migratoria. Mi riferisco in particolare al fatto che, poiché il contenimento della pressione migratoria è strettamente collegato con la collaborazione dei paesi di provenienza e transito, il decreto flussi, opportunamente modulato in termini premiali, può diventare uno strumento importante per riconoscere maggiori quote di accesso ai paesi più impegnati nella lotta all'immigrazione irregolare. Il governo intende rafforzare questo schema premiale che incentiva tutti gli attori coinvolti, inclusi gli Stati terzi, a collaborare alla costruzione di percorsi legali di ingresso nel nostro Paese. Grazie. Grazie Presidente. Voglio in via preliminare evidenziare che siamo di fronte ad una dichiarazione di emergenza sostanzialmente e concretamente diversa da quella decretata in occasione della crisi pandemica che, come sottolineato all'epoca da autorevoli giuristi e anche costituzionalisti, nel bilanciamento di diritti costituzionalmente tutelati comportò la compressione di alcune libertà individuali come il diritto alla libera circolazione
circolazione e al diritto di riunione. Voglio ribadire quindi che la dichiarazione dello stato di emergenza adottato nell'attuale frangente, lungi dall'essere stato frutto di un'impostazione ideologica, è unicamente dettata dalla necessità di disporre di procedure e strumenti più rapidi ed adeguati al governo dello straordinario afflusso di persone sbarcate nelle nostre coste nel ristretto arco temporale costituito dai primi mesi dell'anno in corso e dunque dall'esigenza di gestire eccezionali situazioni di criticità a tutela degli stessi migranti e delle comunità che li accolgono. È un'opzione alla quale si è fatto ricorso anche in altre analoghe situazioni, anche del recente passato, da ultimo, come ho detto già prima, in occasione dell'emergenza ucraina determinata dai noti eventi bellici. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario delegato potrà avvalersi di un'apposita struttura di supporto, nonché in qualità di soggetti attuatori dei prefetti sul territorio individuati nell'ordinanza. La necessità di intervenire con misure straordinarie, come è noto, è stata determinata principalmente dall'esigenza di decongestionare in tempi rapidi lo spot di Lampedusa, che è la struttura di accoglienza maggiormente soggetta a picchi di sovraffollamento. Evidenzio a riguardo che nelle scorse settimane si sono registrate presenze fino a 3.000 persone costrette in gran parte a trascorrere le notti alla ghiaccia sul selciato in assoluta assenza di condizioni igienico-sanitarie e senza la fornitura dei kit di primo ingresso e dei pasti. Sarà pertanto compito del commissario in primo luogo individuare le migliori soluzioni per assicurare, anche con il coinvolgimento di operatori privati ed in deroga alle disposizioni vigenti, un servizio continuativo di trasferimento con assetti aerei e navali dei migranti dagli hotspot, in particolare quello di Lampedusa, ai territori dove sono ubicati centri e strutture di accoglienza. Il commissario curerà inoltre il coordinamento delle attività volte all'ampliamento della complessiva capacità del sistema di accoglienza nazionale, anche attraverso la realizzazione di nuovi punti di crisi e la costituzione di strutture di accoglienza provvisoria. In conclusione, l'obiettivo del governo è quello di strutturare in tempi brevi, avvalendosi degli strumenti offerti dalla legislazione emergenziale, un sistema di accoglienza flessibile in grado di fronteggiare volumi consistenti di ingresso senza compromettere gli standard qualitativi delle prestazioni. Grazie Presidente. In Italia la formazione di atti di nascita recante l'indicazione dei genitori dello stesso sesso, nonché il riconoscimento della filiazione da parte di altro genitore avente lo stesso sesso della madre partoriente, non sono consentiti dalla normativa vigente e tale preclusione è ampiamente suffragata da consolidata giurisprudenza. Parimenti esclusa la trascrizione di atti di nascita formati all'estero riconducibili alla fattispecie della maternità surrogata, attestante il riconoscimento di filiazione nei confronti del cosiddetto genitore d'intenzione, in assenza di un legame biologico tra lo stesso e il minore. Il ricorso alla maternità surrogata trova un ostacolo insuperabile, infatti, nel divieto di surrogazione di maternità previsto dalla legge numero 40 del 2024, qualificabile, come chiarito dalla Corte di Cassazione, come principio di ordine pubblico in quanto, virgolette, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. La stessa Corte ha inoltre sottolineato che anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento del rapporto affettivo instaurato con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. Tale esigenza, peraltro, è garantita attraverso l'adozione in casi particolari previsti dall'articolo 44 della legge 184 del 1983. La preclusione dell'automatica trascrivibilità di siffatti atti di nascita è stata confermata dalla Corte Costituzionale che in particolare con la sentenza numero 33 del 10 marzo 2021 ha evidenziato che anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pur confermando la necessità del riconoscimento del rapporto tra il minore e il genitore di intenzione, lascia poi alla discrezionalità di ciascuno Stato la scelta degli strumenti con cui pervenire a tale risultato, tra i quali rientra anche il ricorso all'adozione del minore, cosa che c'è nel nostro ordinamento. Sotto tale profilo evidenzio inoltre che per effetto della decisione numero 79 del 2022 della Corte Costituzionale anche l'adozione in casi particolari determina l'instaurarsi del rapporto di parentela tra l'adottato e i parenti dell'adottante, segnando un passo importante nella direzione della effettività della tutela e della garanzia di una piena protezione dell'interesse del minore. Rappresento infine che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, citata dall'onorevole interrogante, ha promosso l'azione di rettificazione ai sensi dell'articolo 95 del DPR numero 396 del 2000, chiedendo al Tribunale di disporre l'annullamento di 3 atti di riconoscimento resi presso il Comune di Milano da persone dello stesso sesso della madre partoriente, nonché della trascrizione effettuata dallo stesso Comune nello stesso Comune di un atto di nascita formato all'estero riguardante la cosiddetta maternità surrogata. Grazie. No.
Allora, signor Presidente, grazie. Permettetemi di partire in questa mia risposta in tema di protezione speciale da un riferimento a mio avviso importante, imprescindibile, costituito dalla sentenza numero 194 del 2019 della Corte Costituzionale. Il giudice delle leggi, nel pronunciarsi in merito alla questione della legittimità costituzionale del decreto legge numero 113 del 2018, ebbe a rilevare che sussiste, apro le virgolette, piena legittimità della scelta del legislatore nazionale alla luce del diritto europeo di declinare esclusivamente solo due forme di protezione internazionale, quella piena e quella sussidiaria, lasciando in termini facoltativi la definizione di un'ulteriore forma di protezione nota come complementare e che guarda ai profili di integrazione dell'interessato all'interno dello Stato membro. Sulla base di questo spazio di discrezionalità politica, il legislatore è intervenuto in più occasioni sulla cosiddetta protezione speciale. Non può essere contestato il dato che, con l'intervento operato nel 2020, il decreto legge 130, l'istituto della protezione speciale ha fatto registrare un marcato incremento applicativo. Per effetto di tale intervento, l'applicazione della protezione speciale ha mutato la sua ratio originaria, nonché il rapporto di eccezionalità tra siffatto istituto e i due regimi standard di protezione internazionale, cioè lo stato di rifugiato e la protezione sussidiaria, per modo che la protezione speciale, da fattispecie di limitata applicazione, è diventata una fattispecie di larga incidenza. La situazione in tal modo creata si spiega le ragioni per cui con il decreto legge numero 20 del 2023 il Governo ha inteso rivedere l'istituto della protezione speciale, prevedendo comunque un regime transitorio idoneo a garantire le aspettative non solo di coloro che sono già titolari dei relativi permessi, ma anche di chi abbia solo presentato la relativa istanza. In sede parlamentare è in corso un confronto all'esito del quale, e ne sono convinto, si riuscirà a trovare un punto di equilibrio in linea con il legittimo potere di ogni Stato di contrastare il traffico di esseri umani e di regolare le condizioni di ingresso legale sul proprio territorio, allontanando dallo stesso chi non ha i requisiti richiesti. Desidero dunque ribadire che il Governo intende garantire che istituti come la protezione speciale tornino a essere strumenti di tutela piena ed effettiva per le persone che fuggono da reali ed oggettive situazioni di pericolo e non un espediente per eludere le regole in materia di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale. Grazie.